Ciao a tutti ragazzi, Vela lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Minorie. Allora, andiamo a caricare la nostra partita. 6 ore e 49 di gioco. Siamo stati piuttosto veloci, devo dire. Allora, eccoci qua nella foresta cerimoniale e non manca molto per concludere il gioco. Siamo quasi alla fine, mancano due boss. E poi non so se questo sarà l'ultimo video, vediamo un attimo come va, perché c'è anche una cosa opzionale da fare dopo aver terminato il gioco. Tra l'altro il boss che devo affrontare adesso è bello tosto, è bastardo più che tosto. Bene, sono salito di un livello nel mentre, perché ho anche equipaggiato l'incenso della foglia novella che mi aumenta del 100% l'esperienza ottenuta. Allora. Azz, me l'ero dimenticato sto stronzo. Che cosa ci sono queste? Vediamo quanti danni fa il veleno, però sti cazzi, non fa pochi danni, guardate. Fortunatamente non dura molto. No. Pare che se li uccidete in tempo non vi avvelenano. Ok, devo andare su. No. Ma cazzo! Ma perché? Pensavo bastasse un colpo, invece c'era un contrattacco, invece no. Ma non muore sto stronzo. No. Qua in teoria avevamo perlustrato tutto, sì, mi pare di sì. Dobbiamo andare al boss, fortunatamente c'è il salvataggio che è molto comodo, proprio qua vicino. È un'altra divinità, se non erro. Cosa ci manca degli archivi? Salviamo. Il 4. Il 18. Il 4 al 18 e basta. Allora, preparo l'incenso del crisantemo. Tenete a portata di mano anche le cure perché qua serviranno. Ed ecco il boss, guardate che bello. Divinità stregonica Parushi. O Parushi, non so come si pronuncia. Allora. Ah, dopo un certo punto di tempo, dopo tempo, vedete, emette quel fascio di energia. Può emetterlo sia sopra che sotto, se non erro. Li tolgo poco, non sembrerebbe che sono a livello adatto per sconfiggerlo, sinceramente. Cioè, guardate i danni che fa. Se... E il problema è che dopo un po' distruggerà la pedana, non potremo utilizzarla per sempre. Stronzo, vedete, l'ha distrutta. Adesso... Per schivare il suo raggio sarà un po' più complicato. Guardate che tengo la cura a portata di mano. Vedete che sto giocando di XX e X quadrato. Perché attaccarlo così dopo risulta forse più difficoltoso schivare. Aia! Ecco, quello è pericoloso. Fortunatamente saltando ho visto che si può evitare. È abbastanza leggibile, ma no, ho saltato prima. Vedete, e guardate i danni che fa.
Sì, oddio, non è così difficile, però se sbagliamo il tempismo del salto ci prende poi col fascio appunto di fuoco, eh. No, vabbè, lo ricordavo più difficile, dai, sarà che ce l'ho anche alla mano, eh. Basta schivare i suoi colpi, vedete. Vorrei utilizzare questo ora. Ok, al primo try. Quindi, allora, anche se distrugge il coso, la roccia là dove che sfruttavamo, dopo se la si fa comunque. L'attacco più pericoloso è il fascio di fuoco blu, che toglie più di mezza vita. Mi aveva dato più problemi quando lo feci in solo. Oh, moneta d'argento 35 su 40. Dovrei fare del backtracking per recuperare probabilmente qualcuna che ho lasciato indietro. Cavolo. Ah, guardate qua. È uno spettacolo. Guardate quando colpisco. Ho sbagliato il parry, scusate. Guardate. Avete visto quanta esperienza? Perché c'erano anche altri nemici lì, eh. Ora, volendo, io posso sfruttarlo questo discorso qua, dite? Per fare esperienza, volendo. Però devo riuscire a tornare sopra, qua. Vediamo se si ricrea. Vediamo. Se torna è molto buono per fare esperienza, eh. Sì, che spettacolo, guardate. Un macello ne prendiamo. Avete visto? Ho fatto un altro livello. Questo è un buon punto, eh. Qua c'è l'ultimo salvataggio prima del boss finale. Il boss finale è tosto, eh. Oh, c'è un segreto. Devo solo capire dove. No. Qua. No, qua già non si sente più, quindi mi sa che sarà sotto allora. Ok, è qua. Ok, infatti. 600 esperienza. Avete la possibilità di tornare alla biblioteca volendo qua. Sì, facciamo un salto, vediamo se ci vende della roba nuova. Arina. Molto bella la musica della biblioteca. Questo c'era già. Ok, non ne ha più, è questo qua. Questi non mi servono comunque. Dopo la fine del gioco, appunto, tornando qua, ci sarà una cosa opzionale da fare. Ah, tra l'altro, uno degli archivi che mi mancava l'abbiamo sbloccato. Cosa ci mancava, cazzo? Il 18. Ah no, il 4 e il 18 ci manca. Pensavo che ci desse la descrizione della divinità stregonica Parushi, lì come cazzo si chiama. E invece no. Vabbè, questa divinità della natura comunque. Il boss finale non penso di farcela al primo tentativo, eh. Vediamo un attimo. Ah no, ok, salvo. Allora, qua è un po' un casino perché vedete, dobbiamo fare questo, poi
poi questo e poi questo. Cazzo! Non ne ricordavo gli arcieri qua. Oddio, a parte che forse da qua riesco. Eh no, dobbiamo per forza usare... Ah no, bastava il salto e poi... Il salto con la X e poi la roba con pallino pallino per fare... Lo scatto in volo. Oh cazzo! Queste allucinate non attaccano, vedete? Non so per quale motivo però. Sentiamo in contatto con loro, però prendiamo danno. Boh. Molto strane. Ah, due di questi, non me li aspettavo. Non me li aspettavo per niente. Erroraccioli. Ma qua dobbiamo andare qua. Poi di là. No, l'ho fatto. A parte che pirla. Posso, basta anche questo qua, è sufficiente. Quadrato e poi la X. Per andarla? Probabilmente così. Sì. Ah merda, non me l'aspettavo queste dietro. A parte che queste qua sono quelle innocue che non attaccano. Occhio, questi qua se vi colpiscono fanno male. Sono lenti ma fanno male, compensano. Cioè, non c'è un altro salvataggio prima del boss finale? Forse no. Aspettate un attimo, qua c'è un... Vediamo dove andiamo. Ah, tutto qua? Bene, ah, mi ha messo il salvataggio finale prima del boss, ci sta. Allora, io quasi quasi però mi vado a cambiare l'incenso, tolgo quello del nord e metto quello che mi aumenta del 10% l'attacco fisico, l'incenso astrale. Poi tolgo... Anzi, lascio quello dell'esperienza però al posto di quello bizzarro che in questo momento non mi serve. Ci metto quello che riduce i danni in arrivo del 20% e prolunga il periodo di invincibilità. Ora risalvo, altrimenti dopo dovete risettarveli. Boss finale qua. Vabbè, potete immaginare chi sia, no? Non è meraviglioso, Amelia. La foresta di Minori è la cosa più bella che abbia mai visto. Solo un folle vedrebbe del bello nella tua odiosa foresta. Hai perso il senno. La sorella che conoscevo non avrebbe mai scelto di diventare una strega. Forse non mi conoscevi così bene, sorellina. Io e nostra... Non osare parlare di nostra madre. Pagherai con il sangue. Questa foresta brucerà e tu con lei. E appunto lei è il boss finale. Abbiamo compagnia, sorellina. Ma quelle due non rimarranno qui a lungo. Principessa Poem. Occhio a quello. Cioè, avete visto i danni. Mi ero dimenticato quella roba. Quello cosa fa? Ah, casta tante magie come potete vedere. Non capisco quando rilascia. E qua dobbiamo schivare.
Quando rilascia i fiori, se è una cosa che possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Sbagliatissimo lì. Sto tenendo l'incenso astrale perché poi dopo... Ah! Questa è pericolosa. Non dobbiamo essere lì, altrimenti lì quasi shot, se non erro, eh. L'incenso astrale perché ci sarà una seconda fase, quindi lo sto tenendo, È pericoloso quando fa il raggio esplosivo, no? L'esplosione. Questa forse no. Bella la OST, sentite che spettacolo. No, questa qua dovete stare più o meno in questa posizione e saltare per evitare quel colpo. No, non posso. E adesso c'è la seconda fase. Strega serpente poem. Questa... Madonna quanto mi ha tolto. È molto veloce. I parry sono abbastanza inutili. Merda, e fa un botto di danni come avete potuto vedere voi stessi. In più rilascia queste sfere di energia. Devo usare l'incenso astrale. Stavo cercando di fargli più danni possibili. No. È pericoloso quando rilascia appunto anche quei colpi là azzurri. No, qua sto rischiando. Ok, con l'incenso del crisantemo la stordisco, ma fa un botto di danni. Fa una marea di danni fa. Quando fa il bagliore rosso comunque allontanatevi, No! E l'ultimo colpo lo tira a tradimento. Non ho più cure. Ma stavo un po' abusando. No. Ora ce la facciamo, sì. Amelia. È un moveset non così vario, ma vedete che i danni li fa, Sorella, stai indietro. Devo essere io a ucciderla. E qua, in base alla scelta che fate, cambia il finale. La cosa assurda è che se fate non posso, decidete non posso, succederà comunque una cosa. Ci ho detto di stare indietro. Questo è un ordine. Semilla, cosa hai intenzione di fare? Fate ancora non posso. E questo è un tipo di finale. Come osi? Da che parte stai? Per colpa dei suoi malefici sortilegi, le persone si stanno trasformando in piante. È questo ciò che vuoi? Vuoi essere inghiottita da questa foresta maledetta? È per colpa sua se sono ridotta così. È lei la causa dei nostri tormenti. Maestà, le streghe sono... Le streghe sono delle eretiche e il vostro unico scopo nella vita è ucciderle. Ora sparite dalla mia vista. Cioè, guardate con che cattiveria uccide la sorella, proprio senza pietà. Principessa Amelia, cosa avete fatto? Quello che avreste dovuto fare voi. Abbiamo visto già troppa violenza, per favore, maestà, fermatevi. Non possiamo uccidere qualcuno solo perché è diverso da noi. Frase della Madonna, tra l'altro. Sono sicura che possiamo discuterne. Stai forse dicendo che dovremmo lasciare libere le streghe? La loro stessa esistenza va contro il volere delle sante che voi avete giurato di proteggere. Preferisco la morte al peccato. Esistere è forse un peccato? Che dispiacere mi dai. L'ha uccisa, cazzo, non me lo ricordavo. Figa, ci sono rimasto male. Non c'è posto per i traditori a Ramezia. Perirà insieme a questa foresta. E lei, vedete, non capisco se sia il vero boss finale del gioco a questo punto. A parte che in base alla scelta, ripeto, cambia la cosa, Vorrei provare a riaffrontare il boss e vedere. Non mi ricordo cosa succede se facciamo l'altra scelta. Sì, ha un moveset del cazzo, vedete, da solo le due pugnalate.
prende una marea di danni. Se io però decidessi di non attaccarla, cosa succede? Niente, perché ormai l'ho sfidata e... Vedete come va giù di vita? Cioè... Se non ero quando gli mancava poca vita, però... No? Ma se usassi l'incenso di guarigione qui... No, vedete, non... Non si può fare altrimenti, va per forza sconfitto se fate quella scelta. Questo in teoria è il bad ending. Il finale è brutto, cattivo. Castello di Ramezia una settimana dopo. Però non l'ha uccisa, vedete? Maestà, l'arciduca di Raniglia è qui. Maestà, l'arciduca di... Sì, ho capito, Canfor. Senti che io possa. La suora che mi ha risparmiata. L'hanno trovata? Non ancora. Non abbiamo abbastanza uomini. Maestà, dobbiamo andare. Quel castello non siete al sicuro. Io cerco di fare la voce da bambina a lei. E poi dopo aver lasciato il castello cosa facciamo? Lasciamo anche la città? Perché i divini uffizi hanno smesso di dare la caccia alle streghe? Non ha senso. Non capisco perché quelle suore abbiano avuto pietà di mia sorella. Perché tutto questo sta succedendo a me? Ero una delle maestre di spade inviate dalla chiesa a giustiziare le streghe della cerimonia. Ero sorella Semilla. Ne è passato di tempo dalla guerra. Tante cose sono cambiate, ma nulla potrà cancellare il passato. Posso solo affrontarlo e trarne una lezione. I ricordi sono ancora vivi nella mia mente, quei cadaveri, l'odore del sangue. Spero di dimenticare tutto, un giorno, tutto tranne... Il ricordo di un fiore delicato e prezioso. Sorella Semilla. Questa è l'ultima immagine. Non so se questa sia la tomba di Amelia e quella lì era la sua sopraveste, se non erro. Non vorrei dire una cazzata. C'era solo anche una farfalla. E qui termina Minoria. Allora, sì, è durato meno rispetto alle 15 ore che vi avevo detto, perché 15, no, forse ne ho 12-13, però sapevo già come muovermi, avevo già affrontato i boss e quindi è ovvio che risulta un po' più corto. In ogni caso è piacevolissimo come gioco, spero che vi sia piaciuto. È davvero molto piacevole perché... Bellissima anche la OST finale. Non è frustrante, non è stressante, salvo magari in alcune parti se non siete pratici del gioco, che potrebbero risultarvi stressanti, ma nulla di così proibitivo. Ha delle bellissime ambientazioni, delle bellissime colonne sonore, delle boss fights belle. Sì, alcune potevano essere fatte meglio, ma nel complesso un 7,5 sinceramente mi sento di darglielo proprio a mani basse come, come voto. E ora, se faccio X, posso saltare? No. I Miss You Love si chiama questa. Ora, ripeto, caricando la partita, in teoria avremo accesso a una cosa opzionale che vi dicevo. Che comprende appunto una boss fight opzionale, tra l'altro. Vorrei farvi vedere anche l'altro... L'altro finale.
parte che vabbè, potete farlo anche voi poi, cioè nel senso. Devi dare l'altro finale, basta che fate l'altra scelta. No, questi comunque i titoli di coda, sto schiacciando i tasti e non si possono saltare. Adesso andrò avanti appunto con Dark Souls 3, che come sapete sto portando sul canale, Final Fantasy 9, l'interminabile Final Fantasy 9, e poi valuto devo valutare e pensare che gioco portarvi. Ah, valuterò anche il fatto di concentrarmi solo su Final Fantasy 9 e Dark Souls 3. E grazie per aver giocato. Penso che sia la cosa migliore. Dopo, quando ho finito almeno o Final Fantasy 9 e Dark Souls 3, ma credo prima Final Fantasy 9 finirò. Se adesso riprendo a registrare bene, inizierò appunto l'altro gioco che vi dicevo. Devo valutare. Avevo pensato Child of Light. Avevo pensato Guacamele. Ci sono un po' di giochi. Ratchet & Clank per staccare un po' dai giochi difficili. Chiusa parentesi, sono state sbloccate nuove aree della biblioteca, vedete? Vai a dare un'occhiata. Bomb Service, devo controllare poi quanti giochi hanno fatto. Vedete, qua avevo 13 ore e 25, incluso il platino del gioco, eh. Un 20 orette, 25 secondo me ci volevano, sarebbe stato ancora più bello. Più aree, più boss. Quindi dobbiamo caricare la partita. Ora qua carichiamo la partita, vedete. Torniamo alla biblioteca. E qua se andiamo in teoria... Ah, cazzo, non posso rifare la boss fight, è vero? O sì. A parte che non voglio rifarla adesso. Vediamo un attimo. Eh no, vedete? Però non c'è quella cosa che si vedeva alla fine del gioco. Quella specie di tomba. Allora, torniamo alla biblioteca. Guardate qua. Foglia d'acero, è un'arma. Lama del giudizio ottenuta, molto bella esteticamente. Reverie under the moonlight. La cosa bella qua. È arrivato il momento di incontrare i nostri creatori. Questi qua sono i creatori del gioco, no? Fatti a... Qualunque cosa io dica ora, so che finirà irrimediabilmente nel gioco e non potrà mai più essere cancellata. Devoire è viva e sta bene. Electrobeer, grazie per aver giocato. Spero che il tempo trascorso a giocare sia stato di tuo gradimento. Mi piace molto quando mettono queste cose nei videogiochi, no? Questi, diciamo, ringraziamenti o oltre trovo cose molto belle. Non perdere mai la disciplina. Salve, ci conosciamo già? Facciamo sì, proviamo. Oh, capisco. Scusami, la mia memoria non è un granché. Piacere di riconoscerti. Spero che il gioco ti sia piaciuto. Sono felice che tu sia arrivato fin qui. Vediamo se facciamo invece... No.
Ah, ok, dice la stessa cosa. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5. In 5 hanno fatto sto gioco, quindi. No, 6, questo non l'avevo visto. Sapevi che c'è un modo per completare la mappa al 100%? A parte questo, complimenti per essere arrivato fin qui. Cosa intende completare la mappa al 100%? Moneta d'argento, ne mancano 3 tra l'altro. Ora vi faccio vedere. Guardate che bella la lama del giudizio. Però l'attacco fisico è uguale. Uno... Solo l'arma che ci ridà, ci rilascia, mi sa, sorella Devoir, se la sconfiggiamo senza subire danni, fa più di 1.0 di danno. Questa speciale spada venne un tempo brandita da una suola proveniente da terre lontane. Ah, la foglia d'acero, guardate. Allora, andiamo a metterci. A parte che anche la Brunilda forse è più bella della lama del giudizio. Poi fa lo stesso danno. Però mettiamola comunque. Proviamo a fare palla. Ho ascoltato di nascosto la tua conversazione con la principessa. Dato che il pellegrinaggio ti ha portato via da qualche giorno, immagino tu non sia a conoscenza delle ultime novità. Le streghe hanno affondato due navi dalla Chiesa Immacolata. Neanche i monasteri a sud sono più al sicuro. Forse l'avevamo già letto questo. Sì, erano dialoghi che avevamo già fatto, forse. Cazzo no, cazzo, non avevamo già visti. Ma proviamo a parlarci ancora. Dimmi, senti mai il pianto degli dei? Alcuni membri dell'ordine dicono di sentirlo in sogno. Mi chiedo cosa sia. Io ho fede, ma la mia devozione non è così forte. Ti chiedo perdono, sorella. Ora ti lascio. Niente più chiacchiere. E ora ci sarebbe, guardate. Qua, finalmente, comodissimo, abbiamo la possibilità di spostarci nei vari luoghi qualora avessimo bisogno di fare appunto di raccogliere le monete mancanti per lustrare bene il tutto e così via. Qui iniziamo un nuovo gioco più, se non erro, guardate. Ora puoi ricominciare l'avventura dall'inizio. Ecco cosa cambierà. I nemici infliggeranno più danni, otterrai maggiore esperienza, potrai tenere quasi tutto l'equipaggiamento e gli oggetti. E se volete potete farlo, appunto. Qui invece andremo appunto nel pezzo opzionale che vi dicevo e ci sarà una boss fight, appunto anche quella opzionale. Però prima di arrivare al boss ci saranno delle battaglie con i nemici, eh. Stavo pensando se tornare dove avevamo affrontato Devoir, ma così per curiosità. Però non ho il non avrei il tempo, mi sa. Vai all'area esterna del castello. Vabbè, facciamoci prima questo, va. Questo luogo è avvolto da un'area nefasta, vuoi procedere? Sì. Cazzo, il problema è che no, aspettate, se perdo me lo prendo. Ci sarà un salvataggio? Non credo, ce la rischiamo così? Sì, a parte che non ho fatto nulla di che, vi ho letto le cose. Ho fatto i dia. Ah sì, infatti vedete, c'è il salvataggio. Abbiamo anche la possibilità. Ah, qua teletrasporto e qua torniamo indietro, presumo. Dovete farlo tutto in un colpo solo, sto pezzo qua, eh. Non potrete farlo in più sessioni di gioco, ecco.
Ora avremo delle varie stanze con i nemici da sconfiggere e poi il boss. Ma no! Devo già curarmi. È bene che io mi tenga le cure, perché... perché altrimenti dopo col boss sono un po' nella cacca. State sempre al centro dello schermo per vedere che nemici sono, più che altro. No! Ho preso danni proprio da pirla. Questa era solo la prima stanza, adesso ce ne sono altre. Qua mi sa che ci sono le armature. Ma no, sempre sti stronzi. No! Cazzo, quello con le bombe non me l'aspettavo. No. Ma l'ho parato, forse no, non l'ho parato al momento giusto. Lumache, vabbè, nulla di che. Qua se vi mettete l'incenso, quello che aumenta l'esperienza, mi sa che ne prendete un botto. Quasi quasi c'è l'equipaggio adesso. A parte che, oddio, serve ben poco. No, ho tirato troppo prima. Ma vaffanculo, ma non è vero che mi aveva colpito. Non mi sembrava. Sei cure, ma me le devo tenere per il boss. Sei sono già poche, mi sa. A meno che non lo gioco alla perfezione. Ah, questi sono quelli veloci. Quelli che fanno il doppio colpo veloce. Ma basta schivare attraverso, poi vanno a vuoto. Aia. Ma... oh, cazzo, cioè... andiamo a far fuori velocemente questo. Bene. Ah, merda. No. Gli ho schivato in faccia a quello. Fa che... ce n'è un altro, infatti. Sto concentrato perché se sto uso troppe cure dopo potrei avere problemi con il boss. No, che palle però posizionati così. No. No, sto giocando male. Molto male. 4 cure. 3 anzi. Altra stanza, sono un po'. Ah! Qua dobbiamo andare di parata. Vediamo chi esce. No, stavolta non mi freghi. Vedete, sfruttate molto l'attacco in salto. Qua funziona ed evitiamo i colpi. Bastarde, tutte con le bombe, vabbè. Parata e via. Ah, ancora? Forse è l'ultima stanza, poi c'è il boss. Cazzo. Anch'io si attacco dove c'è lo scudo. Questa non era mica la OST della boss fight con Sorella de Voir. Sì. Questa era la host della boss fight con Sorella de Voir. Mi pare. No! Sì, dove mi li ha messi? Che stronzo. Ah, ok, sono questi. No. Cioè, ho 2 cure. Non so come io possa farcela col boss con 2 cure. Anzi, se andiamo avanti così non ci arrivo neanche al boss. Sono un po' basso di livello. L'avevo affrontato circa al 77-80 questo dungeon, eh.
No, due di questi no, però. Due di questi no. Anche perché... Ah, sono una rottura di cazzo in due. Dai. Ma va, non credo di farcela, sto... Ci proviamo, ma la vedo dura. No. Ho solo una cura, cioè devo giocare in maniera impeccabile. E non c'è ancora il boss. Ma non me ne ricordavo così tante, vi dico la verità. Anche perché anche qualora, cazzo, dovessi arrivare alla fine... Fate attenzione a quello là dietro che lancia la freccia dopo, eh. Qualora dovessi arrivare alla fine, se perdo devo rifarmi tutto. E non ho più cure. Ah, completamente sbagliato. Ho tirato il colpo ancora prima di vedere chi erano i nemici. Cosa più sbagliata che potevo fare. Ancora. Vabbè. Ok, abbiamo fatto tanti livelli, ma ripeto, ho bruciato tutte le... Ma no, ancora. No, veramente non me ne ricordavo così tante. Fortunatamente queste non attaccano, almeno quelle. Non capisco il senso di metterle, però vabbè. No. Ah. Pessimo, pessimo. Non mi pareva mi avesse colpito. Cioè, non ho cure ed ho mezza vita. Ah, c'è il salvataggio. Ah, mi ero preoccupato per niente. Ma non me lo ricordavo questo. Non me lo ricordavo proprio il salvataggio alla fine. Perfetto, allora, direi alla grande. Andiamo a farci il boss. E guardate un po' chi è. Arina! Avete visto? Che sorpresa. Qua dovete fare attenzione quando avrete i bagliori che... Oddio, quel colpo lì non me lo ricordavo. Fa piombare le robe dal cielo, fa quel bagliore qua, vi lancia appunto ste sfere addosso. Potrei usare l'incenso ancestrale. I danni si fanno comunque. No. Quando fa cadere le cose... Oddio. Non mi ricordavo si curasse. Ah, seconda fase. L'incenso astrale l'ho già usato. Avete visto che diventava tipo pixelosa? No. Sì, attaccatela comunque con aggressività a lei. Dopo al massimo uso anche lo squarcio incrociato, eh. Mi fotte sempre, oh. Sì, possiamo schivare. Ma perché? L'ho schivato, non è vero. Scusate, qua non si può schivare. E questa è un po' complicata, rispetto alle boss fight che abbiamo affrontato finora. Fate che adesso abbiamo vinto, in teoria. Finiamo in bellezza, va. È strana come boss fight, più che altro. La cosa per... Nemico eliminato. La cosa pericolosa è quando rilascia il fascio di energia, che vi dovete spostare e poi fare attenzione alle sfere nere che lancia. Però ce l'abbiamo fatta anche a livello 67 senza troppi problemi. Ah, qua vabbè, a parte che... Ma se vado a fare il dialogo con lei, chissà cosa succede adesso. Ah, guardate chi tornano anche. Questo non me lo ricordavo.
Vediamo se è tornata la creatura, ragnetto. Non credo, eh. Oh, si torna. Cos'era quella creatura? Ma chissà che cavolo. Secondo me qua c'è da fare qualcosa, non ho la più pallida idea però di che cosa, perché se colpisco va via poi. Se colpissi solo la ragnatela? No, non è. Poverino, l'ho colpito un'altra volta. No, non so se è legato a una missione. Boh, è molto strano. Ah, tornano sempre adesso. Occhio qua, ci sono questi qua con le bombe, pronti a farvi il culo. A parte che ho finito, ho fatto tutto quello che volevo fare, mancherebbero solo le 2 monete d'argento, ma sicuramente mettetevi l'incenso bizzarro, qualora le avete mancate, andate in giro per la mappa e le trovate. Tanto adesso si fa anche più velocemente, i nemici li sbriciolate con un colpo, guardate. Volevo solo vedere una cosa. Che sono molto curioso. Volevo tornare nell'area della boss fight con solo la Devoir. No, niente. Ah, se iniziate il gioco ovviamente vi sarà più facile sconfiggere i boss senza essere colpiti perché farete più danni. Allora, no, sto sbagliando, anche perché adesso non devo fare altro che tornare al salvataggio. Quello che volevo fare l'ho fatto, alla fine il gioco l'abbiamo finito. Potrei fermarmi anche qua, sinceramente. Bene, io spero che il finale di Minoria vi sia piaciuto. Ci vediamo la prossima volta per proseguire con Dark Souls e Final Fantasy IX. Bella lì.